I narcotrafficanti di tutto il mondo ne hanno incrementato l'uso per sfuggire ai controlli delle autorità. Per quanto inaspettato, il binomio tra tecnologia e narcotraffico sembra più che possibile. Nel Punjab, regione indiana al confine con il Pakistan, sono stati individuati 107 droni che trasportavano droga lo scorso anno. I droni, usati da gruppi criminali al di là del confine, hanno scatenato preoccupazioni per il traffico di sostanze stupefacenti. In una regione che registra elevati livelli di dipendenza da droghe. Un caso tutt'altro che isolato, considerando che questi strumenti si stanno rivelando molto utili per i narcotrafficanti di tutto il mondo. Nel 2023, per esempio, i contrabbandieri siriani hanno incrementato l'uso di droni per contrabbandare il Captagon, l'anfetamina ufficialmente conosciuta come la droga della Jihad, in Giordania, aggirando tutti quei controlli che ne hanno reso difficile il traffico via terra. Allo stesso modo, i cartelli messicani stanno utilizzando questi piccoli aeromobili per trasportare cocaina, eroina e metanfetamine oltre il confine degli Stati Uniti. E non sono da meno neppure i narcotrafficanti europei, considerando che a luglio la polizia spagnola ha sequestrato un gigantesco drone con un'apertura alare di oltre 4 metri, in grado di muovere fino a 150 kg di carico, utilizzato da un gruppo di contrabbandieri francesi per trafficare droga dal Marocco al sud della Spagna. Precisi, sicuri e affidabili, i piccoli aeromobili si stanno rivelando gli alleati perfetti per i contrabbandieri. È logico che i trafficanti cerchino di utilizzare i droni. Sono economici e facili da acquistare. Riducono inoltre i rischi connessi ad alcune operazioni, poiché i trafficanti non devono essere fisicamente presenti. Inoltre, offrono opportunità di contrabbando in aree in cui le rotte precedenti erano troppo rischiose, come le carceri e oltre i confini messi in sicurezza. A giovare del supporto dei droni, per il momento, sono soprattutto i narcotrafficanti più piccoli. Considerando che questi strumenti permettono di trasportare facilmente soprattutto quantità ridotte di merce. Allo stesso modo anche l'utilizzo dei droni da parte delle forze dell'ordine sta conoscendo una rapida diffusione in Italia negli ultimi anni. I droni permettono di sorvolare dall'alto ampie zone difficilmente accessibili da terra, e grazie alle videocamere e sensori di cui sono equipaggiati, forniscono immagini e dati utili per le attività investigative. Vengono impiegati per il controllo del territorio, la prevenzione di reati, ma anche in operazioni di ricerca di persone scomparse o in casi di calamità naturali. I giorni scorsi un drone dei carabinieri, durante un volo di perlustrazione antidroga, ha permesso di scoprire un enorme deposito all'aperto di merce contraffatta.